E andiamo. Ci faremo prima da questa parte. Accidenti. Cosa? Niente, solo che... non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì, non ho mai camminato in un bosco. È fico. Ok. Perché non mi riporti da Marlene? Perché quella è una donna pazza. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Che bello però. È proprio The Last of Us. 100%. Ciao, piccolo. Che cazzo saluti? Allora, presumo si debba andare lì dentro. Perché non c'è altra via. No, scherzo, è quella lì la via. Però boh, avvicinarsi non nuoce. Nuoce al tempo che sto sprecando nel farlo, ok? Two ways. Una di qua e una di là. Sicuramente quella di qua. Ok, dopo. Prima di qua. Suggestivo. Allora, vediamo un po'. Io che sto girando come un coglione semplicemente perché voglio, ecco, voglio questa roba qua io. Cioè non vi chiedo un cazzo se non questa roba. Però ovvio mica te la possono palesare davanti gli occhi, eh. Devo un po' cercare. Il viaggio fin qua ne è valsa la pena. 15 e manca sempre il nastro. Niente, devo puntare la viurto, capito. Vai a prendere le vorbe perché ti diamo tante cose, ma non ti diamo le munizioni. Quindi io l'ho nel culo. Però il fucile da caccia è buono per i clicker, quindi meglio tenerlo lì a bada. Tranquillo. Ehi, guarda. Delle lucciole. Beh, intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Di giorno. Wow. Scusa. Io mi drogo. È una bambina, ci sta. Tutti tranquilli. Però sti versi non sono tanto da bambina, eh. Comunque sia, allora. E questa? Qua mi ricordo che c'è appunto da fare una specie degli spostamenti, ecco. Me la posso anche appoggiare qui. Fammi salire. Ok. Questo può essere utilissimo, cioè le forbici. Il potenziamento ha una resistenza limitata, alias un colpo e ti si fotte. Minchia come sta piovendo, mamma mia. Andiamo. Andiamo, babe. No!
Coglione. Pensate tipo se fossi stato sospeso a 500 metri d'altezza. Ok. L3 quarta. Sei tu, Bill. Ah, Bill, l'amichino, ok. Bravo, ce la fai da sola, ho capito. Intanto siamo entrati nel recinto, giusto? Sì. In diversi posti. Non sei mai stato qui, vero? Tipo strip club, bordelli, che poi è anche la stessa cosa. Vero? Può essere lui. Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. Forbici. Due forbici, zero nastri. Equilibrato il bimbo, eh? Very, very equilibrato. DVRS. Perché S vuol dire culo. Cazzate a parte. Ma c'è un cazzo? Quello non si aprirà. Forza, di qui c'è un'altra strada. Per fortuna è solo esplorazione, niente rotture di coglioni, ma sicuramente adesso ci sarà qualcosa. Appunto. Ecco. Stai indietro. Bello, senza coltelli voglio veramente ridere di gusto. Bottiglia, vabbè. Qua c'è il mattone. Merda, è incastrata dall'altro lato. Strano. Okay, aiutami a salire. No, no, non è una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Chissà perché. C'è un clicker lì, un clicker là. Boh, dai, sono due, però. Non avessi i coltelli, ragazzi. Che palle. Fammi fare una prova, va. No. Ok. Perché di clicker ce n'è uno lì e uno là. Ma quello è molto vicino. No, ma è dietro la grata, quindi buona. No! Ho sentito i brividi alla schiena, giuro. Era così vicino, ragazzi. Allora è l'altro fucile che basta un colpo solo. Fanculo. Dimmi che... Dimmi che vai a fanculo, dimmi quello per favore. Apri. C'è qualche altro essere poco gentile qui? No, per fortuna.
5 vitine. Aspetta, cos'è? Nastro? No, integratori. 20. Tutto ok? Da 25 c'è la velocità a creazione, che meglio di nulla. Tu non sai fischiare. Forbici. Oh, finalmente. Ne potevo più da aspettare. Allora. Almeno questo, per favore. Ovviamente manca il nastro. Vabbè, però dai, ci si può accontentare. Allora, mi fa in mente locale. Qua c'è la bottiglia. Per fortuna c'ho il coltello che ho appena fabbricato, vaffanculo. Oh, tipo non gli potevo sparare una cosa così alla maniglia. Oh, integratori. Ce n'ho 35. Andiamo sempre con questo. Andiamo graduali. Poi dopo rinnoviamo la distanza modalità d'ascolto. Le varie cose. Sì, ora l'aiuto Ellie. Aspetta che ora colga tutte le cose, no? Che poi no, fantastico, perché potevo anche evitare i clicker così. È vero che non mi sei preso la roba in casa, però. Ok. Che cazzo? Dammi il piede. Ok, apri e basta. Nient'altro. Certo. Attenta. Vediamo. Ok. Ta-da! Bel lavoro. Ta-da! Grazie. Nessuno in vista, però. Ok. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Merlin dice che è tuo fratello. Ok, ci deve essere qualche indicazione da qualche parte. Ok. Vive lontano da qui, ci serve un'auto. Queste cassaforti sono la vita. Ok. Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro? Per quanto ne so, solo lui. Ok. Forse è questo? Dimmi di sì. Yes, 5, 17, 21. Me lo devo proprio tenere in testa. Questo riflesso fa il culo. Ah. Gli diamo un'occhiata, non si sa mai. 5, 17, 21, esatto.
Buono. Evacuazione obbligatoria. Peccato i colpi per il fucile che sono già. Dove secondo a posto, però dai. Zona di quarantena. Va bene. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo lasciarsi tutto alle spalle. Ciao, non è la parte ardua. Non è che c'è una sorpresina qui, vero? Comunque bello, un capitolo infetti, un capitolo esplorazione, un capitolo luci o quello che è. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. A differenza di altri videogiochi così, che tipo è zombie, è più bello. Cioè, perché ci sono veramente cose e momenti in cui ti rilassi di più. Un po' tipo Uncharted, che l'ha fatto Naughty Dog anche quello, quindi cioè, grazie al cazzo. Qua nulla? Grazie, molto gentile. Un topo! Diremmo tarpone. Ok. Che bella questa esplorazione, proprio ti rilassa. Ok. Forbici. Qua ci facevano abits. E poi non ce la fanno più. Peccato. Nulla. Nulla. Ci hai già giocato? No. Giustamente nel 2034, dove sono adesso, a quanto pare c'era un personaggio chiamato Angel. I personaggi, no, sapete che è ambientato nel futuro. Ci sono ancora prima di staccare le slot machines della Sega, nel senso la Sega è la casa produttrice, come si chiamava? Virtua Football. POV, meglio di FIFA. Ma davvero ragazzi, quando eravamo piccoli, Virtua Football, il joystick con due bottoni, mamma mia, che tempi. C'era Virtua Football e Virtua Tennis, mi ricordo. Che tempi. E ripeto, le partite erano meno scriptate di FIFA. Ok, qua dentro un negozio di dischi. No, non mi dire così. Guarda questo posto. Alcol. Forbici. Nastro, l'ho visto. Una chitarra, questa potrebbe essere una Les Paul. I guess. Ovviamente nessuno di questi si apre, no? Ti faccio venire fin qua e ti ci faccio credere. Ok. Vabbè. Ehi, è piuttosto triste. Cosa? Tutta questa musica abbandonata. Non c'è nessuno per ascoltarla. Non lo so, non mi sembra giusto. Già, e che ci vuoi fare? End of summer sale. Magari. Di qua c'era anche lo studio di registrazione. Mamma mia.
Vabbè. Mi piglia male, andiamo via. Ok, a questo punto one way possible is this. Gesù. Porca miseria. Ma che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Grazie, sei Bill. Un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma fa bene, cioè, nel senso, che cazzo deve fare? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare. Per fortuna non ce n'è altri per ora. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Matto. Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Niente intrusi. Questa serve, ma non ora. Ragazzi, sì, lo so che sono un po' noioso, lo dico sempre, però meglio perdere 10 minuti adesso. Che palle, ho sempre usato il coltello. Ecco fatto. Ripeto, meglio perdere 10 minuti adesso che poi doversi trovare a gambe all'aria quando ti servono le cose e non ce le hai. Comunque sia. Sennò poi ci muoio. Molotov, giù. E con questi siamo a posto. Ce l'abbiamo a sufficienza. Cos'è questo rumore? Ah no, niente, ok. Degratori. 30. Distanza, modalità d'ascolto. E niente, non posso fabbricare ancora altri coltelli. Ok, il mio lavoro qui è finito, andiamo avanti. Vieni qui. Possiamo attraversare con questa. Ehi, guarda qua. Buono. Lascialo usare a me. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere ecco. Armi entrambe. Coprirci a vicenda. Non credo. Ora fammi vedere. Posso anche scendere, tanto poi risalgo di là. Beh, se ho la possibilità di scendere, sicuramente. E sottolineo sicuramente. Ci sarà qualcosa da raccogliere. E invece no. Grazie. Mille grazie. Ecco. Questa ci sarà utile. Io la porto già lì, non si sa mai. Tutto ok, Sally? D'accordo. Sullivan. No, quello è l'amico intimo di Nathan Drake. Love of my life. No.
qualcosa? No, ho sprecato tutte le frecce. Fanculo, ma le posso recuperare, vero, come Assassin's Creed? Ora ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò quando arriveremo là, sì, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Questa cosa deve... Non avevo mai usato l'arco prima. Non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo... Bravissimo, vabbè. Tempo per imparare a conoscerti. Fammi spegnere la torcia che si risparmia corrente. Lo scherzo va a pila. Ok, bene. Quindi giù di qui dovremmo praticamente esserci, credo. Sì, aspetta, zio, aspetta, zio. Passare qua. Ok. Brava. Guarda qui. Hai sentito? Sì. Che non c'è niente. Però magari c'è qualcosa. Mattoni. Ehi, vuoi entrare lì? Magari troviamo qualcosa. Troverai lì. Ti conviene farmi trovare qualcosa? Nessun problema. E magari che non siano clicker. Oh, merda! Dritto in testa. Nessun altro, vero? Ok. Qualcosa mi ha spaventato a morte! Poverina! Già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro. Allora, cosa c'è qui? Alcol, forbici, soda, non mi serve. Tra l'altro, adesso che ho visto la lattina, quasi quasi ho voglia di prendermene una dal frigo. Allora, si saranno incontrati? E come diavolo faccio a saperlo? Beh, spero che ce l'abbiamo fatta. Ok. Sono al completo. Purtroppo non posso prendere altri stracci. Niente, no. Che direi che qua dentro siamo a posto. Alziamo i tacchi. Ok. Posso fare così? No, devo per forza fare questo. Stai indietro. Ok. Spettacolo. Non è bello. Quel ha suono distrutto tutto. Come mosche. Gesù, guarda avanti. E ovviamente lei guarderà lì. Andiamo. Minchia, sto capitolo qua è lunghissimo. Really, really long. Stammi vicina. Ok, allora qua. Beh, 8 colpi
Non si dice mai di no. Belli faccia. Oh no. Ti ho preso. Porca troia, Bill. Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Grazie, Bill. Ah, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Una pistola, zio? Sarebbe un peccato adesso arrivassero i clicker o cose varie. Eccoli. Joel! Li volevi? Merda, arrivano! Joel! Vai alla corda! Ellie! Dove va? Per fortuna con revolver ne bastano due di colpi, dammi tempo per ricaricare, zio. Testa. Eccoli. Fuori un clicker. Quando vuoi, Ellie. Dai, bravo. Stai bene? Very good. Almeno non mi prendono qua su. Okay. Caputtona. Forza! Non si taglia! Sbrigati! Ehi, da questa parte! Lì si stanno avvicinando! Tanto sei immune, cogliona. Eccolo! Eccolo, zio Clicco! Ce la stai, figlio di troia! Oh, ma coglila, eh! Niente, una coglie. Oh. Oh. Taglia. Che parto. Che parto. Che mega parto. Alza il culo e muoviti. Via, tutti i clicker, via. Di qua, tenete il passo. Ah, vaffanculo! Indietro, indietro! Da che parte? Ok. Di qua, taglieremo di qua! Corri, Ellie! Accidenti. Dietro di noi! Bill, dai! Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Non rallentare, qui non è sicuro. Bill, dalla porta! Lo sapevo, cazzo, falli fuori. È l'unico modo per passare. È lì indietro, indietro. No. Non devi prendere questo, coglione. No, no. Perché l'arco di merda? Perché l'arco di merda? Siamo quasi. Seguitemi. Sprecare un kit medico. Porca puttana, arrivano! Che sprecare un kit medico? Ok, stai aperto, forza! Dentro. A posto. Diavolo. Era un pelo.
Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! No! Che stai facendo? Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Non provocare. Sei aggressivo, Bill. Faccio piano. Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un segno. No! No, stronzo! Hai finito? Cioè, palle grosse così sta qua. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori. Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzo. No! Lo mi hai ammanettato! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Scriscio da casa. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene, ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli e forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Tra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. Bello, che ottimismo. È piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Trappole che lui stesso ha messo, cioè, pensate un po'. Facci un taglio. Va bene.